quali disagi potrebbero venirsi a creare? Perché le preoccupazioni? Allora, le preoccupazioni per questo ospedale sono notevoli per la popolazione, perché questo ospedale abbraccia un raggio di assistenza che va da tutta la Lecce Nord, quindi da Surbo in su, quindi parliamo di comuni anche molto popolosi, Trepuzzi, Squinzano, Surbo, anche da Lecce vengono pazienti, e in più tutta l'area di Brindisi al di sotto del Perrino praticamente, in quanto venendo a mancare un ospedale diciamo piccolo come questo, i pazienti saranno costretti a rivolgersi verso i due poli, il Fazzi e il Perrino, che sono sì DEA di secondo livello, però hanno un afflusso eccessivo, quindi devono poter gestire le emergenze. In questo modo, sguarnendo il territorio, loro saranno costretti ad aumentare i livelli di assistenza anche per i codici verdi, i codici bianchi. In questo modo si andrà a congestionare ulteriormente questi pronto soccorsi. Noi qui abbiamo bisogno veramente di pochissimi mezzi per poter far funzionare questo ospedale, questo pronto soccorso a pieno regime. In realtà noi chiediamo poche cose, non possiamo avere i numeri come dicono la regione, come dice lo Stato, in quanto se tu continui a togliere i mezzi all'ospedale e togli la radiologia, togliamo il laboratorio in H24, è chiaro che io non posso fare i prelievi, quindi non posso portare prestazioni all'ospedale. Lei è un medico del pronto soccorso, dovrebbero chiudere il pronto soccorso. Che cosa significa per questo territorio non avere più il pronto soccorso? Chiudere il pronto soccorso per questo territorio significa che la notte un paziente che cade con una piccola ferita lacero-contusa è costretto a rivolgersi a circa 30 km verso il Perrino, o a 30 km, visto che noi siamo esattamente a metà strada, al Fazzi, per poter suturare una piccola ferita di pochi punti e attendere ore, perché giustamente avendo problematiche maggiori, quindi pazienti come codici rossi, codici gialli, come è giusto che sia per questi ospedali di maggiore rilievo, non possono affrontare adeguatamente le piccole emergenze. Noi abbiamo affrontato qui anche emergenze maggiori. Dell'altro giorno è un paziente di un IMA che ha stabilizzato qui il mio collega insieme ai nostri cardiologi ed è stato trasferito direttamente in UTIC. Quindi il pronto soccorso del Perrino non è stato neanche contattato, decongestionando, quindi evitandogli un emergenza. È chiaro che noi alcune emergenze non possiamo trattarle perché non abbiamo anestesista, non abbiamo altri mezzi, però riusciamo comunque a fare uno screening tra ciò che è emergenza e ciò che non lo è, e quindi evitando un afflusso maggiore verso questi pronto soccorso. Ritiene che non venga così garantita la salute? Viene garantita in questo modo il diritto alla salute dei cittadini, il diritto di un paziente di avere un malore, avere anche un chiarimento, diciamo di essere ascoltato, anche perché i miei colleghi del Perrino presumo che siano stressatissimi, perché quando ci sono 200 pazienti in attesa, chiaramente non ha il tempo di chiedere al paziente come stai, come ti senti. Il paziente arriva, dice dolore toracico, viene codificato e segue un iter, un protocollo che non sempre è corretto, perché spesso basterebbe chiedere al paziente: ma questo dolore da quanto tempo ce l'hai? Ma che è successo? Sei agitato? Hai avuto la febbre? Per distinguere anche il tipo di dolore toracico. Questo problema loro non è che non lo sanno affrontare, lo sanno affrontare benissimo, anche meglio di noi. Il problema è che non hanno il tempo materiale, cioè sono congestionati. La chiusura dei piccoli ospedali porterà a questo, porterà a un maggior afflusso, anche perché a livello territoriale non è stato fatto un lavoro di preparazione sia della popolazione sia della medicina di base, per poter garantire ciò che stanno togliendo. Cioè, se ciò fosse stato fatto sulla medicina di base, un poliambulatorio in grado di assistere, ma questo era un lavoro decennale che andava fatto, allora sì, si poteva discutere su questo. In questo momento non è possibile, si mina la salute dei cittadini.